proprio perché noi non abbiamo digerito la storia che è successa a questo nostro collega, perché noi abbiamo perso un amico, un collega e un fratello. L'abbiamo sempre ribadito che ci sarebbe stata questa determinata situazione, perché è uno status di oppressione nei confronti dei lavoratori, perché noi chiediamo diritti. Adesso noi abbiamo la risoluzione Fiano che prevede questa stabilizzazione di tutto questo personale affinché finiscano questa macellazione umana, perché praticamente non è possibile andare avanti così. Dobbiamo capire perché questa risoluzione Fiano come testo è immessa nella legge delega della riforma della pubblica amministrazione della Madia. Noi 2 settimane fa, attraverso il coordinamento nazionale dei precari a nome di Gabriele Miele, abbiamo fatto una richiesta di incontro per la Madia, perché lei sa quando verrà, diciamo tra virgolette, calendarizzata. Quindi dobbiamo cercare di capire questa cosa, perché il 21 di luglio noi siamo stati al Partito Democratico, dove ci è stato detto che questa risoluzione deve essere portata a compimento. Quindi questo status deve finire, questo status di violenza deve finire. Ci batteremo fino alla fine, anche se abbiamo pressioni da tutte le parti, ci vogliono portare anche in quest'ora per aver detto la verità, voglio dire, però siamo in Italia, questa è la verità, però noi non abbiamo paura. Nel momento in cui io ho sbaglio devo avere paura, nel momento in cui non sbaglio io non devo avere paura. Rossella Galati per l'ACI News 24.